Questo è un video dimostrativo del sistema di acquisizione PTM open source chiamato PTM. Abbiamo collegato la struttura principale in profilato d'alluminio contenente i LED che illumineranno l'oggetto. Al sistema di controllo, la centralina contenente l'Arduino e il pannello di controllo. A sua volta questa è collegata alla fotocamera attraverso un cavo di autoscatto. Quindi accendiamo la fotocamera e la centralina stessa. All'accensione la centralina vorrà sapere se andare in modalità automatica o manuale, quindi noi andiamo in automatica. E selezioniamo a seconda della quantità di LED accesi il numero di secondi. In questo caso, data la grande illuminazione, lo mettiamo al minimo ad un secondo, anzi facciamo a due, e premiamo il tasto d'acquisizione. Così i LED si accendono in sequenza uno dopo l'altro illuminando l'oggetto, mentre la macchinetta provvede a fare fotografie all'oggetto. Questa è la vista dall'interno del mirino. E quindi abbiamo come risultato tutte le nostre fotografie dell'oggetto. Qui non si vede molto bene l'illuminazione perché sono state fatte con un'altra fonte di luce che serviva per la ripresa, ma ognuna di esse ha. In condizioni normali avrebbe un'illuminazione, ecco un pochino si vede, diversa a seconda della provenienza della luce. In questo modo è possibile creare un'immagine polinomiale dell'oggetto in questione e quindi elaborarla come PTM.